Il momento più significativo della mia ora è, guarda, probabilmente quando abbiamo scherzato con Manola circa appunto lo scoprire lati di se stessi che magari non ti saresti aspettato, no? Quando ti liberi e chiacchieri senza esattamente una ragione, in realtà poi esce fuori la tua verità, il tuo carattere. Quindi poi forse il momento più significativo è stato quello lì. Avendo un po' più di tempo nella mia ora, forse avrei aggiunto come primissimo brano, avrei aggiunto per puro così piacere personale, Diamante Lei e Luce Lui, perché comunque è stata la prima canzone che ho, insomma, che è uscita mia, e è vero che, diciamo, essendo stata la prima e non facendo parte poi di un disco, ma essendo la conclusione del percorso Amici, ha un significato diverso, però la partenza vera è stata proprio quella, quindi avrei forse aggiunto Diamante Lei, Luce Lui. Per realizzare la mia ora io ho cercato di immaginarmi appunto una sorta di viaggio nel tempo che ripercorresse un po' questi ultimi 10 anni, dal 2010 in realtà a oggi. E per fare questo viaggio nel tempo, diciamo che ho usato due modi, perché da un lato ci sono le canzoni che mi ricordano determinati momenti della mia vita, determinate ispirazioni e anche luoghi in cui ho vissuto, e insomma le canzoni dei colleghi, insomma. E poi dall'altra parte ci sono le canzoni che hanno in qualche modo cadenzato i vari step che mi hanno portato fino ad oggi, quindi le canzoni mie, ecco. Quindi c'è questa duplice strada, ecco, che ho voluto percorrere in questi ultimi 10 anni.